Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano agli undici e a quelli che erano con loro ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi. Sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». Parola del Signore. Oggi la liturgia ci fa ascoltare un brano di San Luca. Abbiamo abbandonato per un po' Marco e ascoltiamo altre voci. E Luca ci narra questa manifestazione di Gesù risorto che, dopo essersi rivelato ai discepoli, agli apostoli che erano a Gerusalemme, ai due di Emmaus lungo la strada, ora sono ancora riuniti e si stanno raccontando gli uni gli altri le loro esperienze, Gesù ancora una volta si manifesta a loro. Ma la fatica di accogliere questa novità totale della resurrezione è troppo. La gioia del cuore quasi gli impedisce di credere, di accogliere appunto questo annuncio, questa realtà, questa esperienza, che Gesù è vivo e non è un fantasma e non è un'allucinazione. Ma poiché, dice Luca, per la gioia ancora non credevano. Troppa gioia, troppo bello per essere vero. Pensi di avere così una fantasia strana, pensi di vedere cose che non esistono, allora Gesù si fa dare un po' di pesce, sicuramente gli piaceva il pesce, e lo mangia davanti a tutti. Gesù risorto, il risorto, mangia un po' di pesce. Quindi, come dire, è qualcosa di reale, di tangibile, come anche Tommaso lo ha toccato. Metti il tuo dito nelle mie mani, datemi da mangiare. La resurrezione di Gesù è un'esperienza fisica. È qualcuno che non è un ectoplasma, non è uno spirito, non è un fantasma, appunto, ma è una persona vera, anche se in un'altra dimensione. Sparisce, passa attraverso i muri, ma si può ancora toccare, una cosa che non riusciamo neanche a immaginare, ma possiamo invece accogliere. Come? Accogliendo la parola di Dio. Allora Gesù sottolinea molto nel Vangelo di Luca: bisogna che si compiano le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi, le tre divisioni dell'Antico Testamento ebraico, della scrittura di Israele. Allora, dice il Vangelo, Gesù aprì loro la mente a comprendere le scritture.
Ecco, bisogna che accogliamo le scritture. L'ignoranza delle scritture, dice San Gerolamo, è ignoranza di Cristo. Senza la parola di Dio non facciamo esperienza del risorto. Senza la parola di Dio non possiamo davvero conoscere Gesù. Ecco perché è così importante e fondamentale per ogni cristiano continuare ad approfondire, a leggere, a studiare, a scrutare, come dicevano i monaci medievali, le parole di Dio, perché lì dentro c'è la chiave non solo per conoscere intellettualmente, ma per fare esperienza di Gesù risorto e vivo nella nostra vita. La parola di Dio accompagni sempre il nostro cammino. Troviamo uno spazio, magari anche piccolo, magari col telefonino, per leggere per esempio le letture del giorno. La parola di Dio diventa davvero lampada sul nostro cammino.